Solidarietà con i poveri e pensare e agire in termini di comunità, di priorità della vita di tutti sull'appropriazione dei beni da parte di alcuni e anche lottare contro le cause strutturali della povertà, la disuguaglianza, la mancanza di un lavoro e di una casa, la negazione dei diritti sociali e lavorativi. Con queste parole, nella Giornata Internazionale del Volontariato, Papa Francesco ha accolto in Vaticano i membri della Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario. C'è tanto bisogno di testimoniare il valore della gratuità. I poveri non possono diventare un'occasione di guadagno. Le povertà oggi cambiano volto, ci sono le nuove povertà, ed anche alcuni tra i poveri maturano aspettative diverse, aspirano ad essere protagonisti, si organizzano e soprattutto praticano quella solidarietà che esiste tra quanti soffrono tra gli ultimi. Invitando tutti a mettersi a servizio degli altri sullo stile del buon samaritano e in coerenza con i valori evangelici, il pontefice ha denunciato ancora una volta lo sfruttamento indiscriminato del creato. Tra le cause principali della povertà c'è un sistema economico che saccheggia la natura. Penso in particolare alla deforestazione, ma anche alle catastrofi ambientali e alla perdita della biodiversità. Occorre ribadire che il creato non è una proprietà di cui possiamo disporre a nostro piacere e ancor meno è una proprietà solo di pochi. Papa Francesco ha poi avuto parole di vicinanza per i migranti e i rifugiati, i quali cercano di lasciarsi alle spalle dure condizioni di vita e pericoli di ogni sorta. È necessaria, ha detto, la collaborazione di tutti per promuovere percorsi di convivenza armonica tra le persone e le culture diverse, in modo da non lasciare queste persone in balia del mare e di bande di trafficanti senza scrupoli. Un segno di pace e di speranza è la vostra attività nei campi profughi, dove incontrate gente disperata, volti segnati dalla sopraffazione, bambini che hanno fame di cibo, di libertà, di futuro. Quanta gente nel mondo fugge dagli orrori della guerra? Quante persone sono perseguitate a motivo della loro fede, costrette ad abbandonare le loro case, i loro luoghi di culto, le loro terre, i loro affetti. Quante vite spezzate, quanta sofferenza, quanta distruzione.